di Giuseppe Flavio, che è uno storico giudeo romano del primo secolo d.C., il quale ci racconta dell'arrivo dei romani a Gerusalemme, quando, stufi delle rivolte messianiche, decidono di prendersi Gerusalemme una volta per tutte. Quindi siamo nel 70 d.C. Allora scrive Giuseppe Flavio, nel libro VI, che i sacerdoti sentirono all'interno del Tempio un grande frastuono e una voce che diceva: noi abbandoniamo questo luogo. E poi dice, scrive, poi fu vista una visione che, se non avesse avuto tanti testimoni, non sarebbe credibile: carri celesti circondare la città tra le nubi. 70 d.C. O Giuseppe Flavio era un ufologo visionario del tempo, oppure ci racconta di un evento importante, che potrebbe essere il cambio di comando. Cioè arrivano i romani con i loro, se ne vanno quelli che governavano lì. Gli Asi ci dicono, cioè i norreni ci dicono che gli Asi sono arrivati lì dopo perché prima governavano in Oriente. Chissà. Chissà. Chissà se è la stessa storia. Facciamo finta, tanto fare finta non costa nulla. Prego? Scusate, ma se alzate le mani io non sono accecato. E quindi c'è qualcuno che ha delle domande? No. Dico, quindi possiamo far finta che siano ancora qua. Visto che in rete si scrive che io sono un retiniano mutaforma, è chiaro. Io ho già anche risposto che sono un retiniano mutaforma scemo, perché avrei potuto scegliere una forma decisamente migliore di quella. Quindi comunque va bene, quella è solo una delle cose. Prego? Ah no no, ecco sì, allora volevo dire, io ovviamente non lo so se sono ancora qua o no. Qualcun altro mi ha detto che sono un orioniano, quindi se sono un orioniano io sono qua. E invece il reverendo Barry Downing, che è un padre presbiteriano, esercita il suo ministero non cattolico ma cristiano, che è laureato in teologia, laureato in fisica, specializzato nei rapporti tra scienza e religione. Io e lui abbiamo anche interloquito, lui è molto più nell'interpretazione biblica, ma molto di più, io sono più cauto, e lui non ha nessun dubbio, questi sono qui e controllano tutto. Lui è un uomo di fede, quindi per lui non c'è nessun dubbio che sopra di loro c'è Dio, cioè loro sono delle creature di Dio che fanno parte del suo disegno provvidenziale, sono arrivati qui, hanno dato dei colpi di acceleratore all'evoluzione umana, ma lui nei suoi libri scrive con assoluta tranquillità che la religione mosaica è il frutto di un incontro con un UFO guidato da intelligenze provenienti da altri mondi. Lo scrive nei suoi libri. Quindi uomo di fede che esercita il suo ministero cristiano. Tant'è che quando, poi arrivo per la domanda, quando cioè quando io appunto racconto queste cose, no? Dico sempre che se uno si fa mettere in crisi la sua fede dalle cose che dico io, sarà la pila, sarà, devo dire che deve avere una fede veramente scarsina, perché se fossero vere le cose che dico io, si tratta soltanto di aggiungere un gradino. Cioè, pensare che tra noi e quello che pensavamo si inseriscono negli altri individui, che sono sempre creature di Dio, quindi in realtà per chi ha fede, chi ha fede è sicuro che prima o poi il microfono comincia a funzionare, basta avere fede.
abbiamo avuto fede e funziona, vedete? Quindi la fede funziona. Quindi dite a quella montagna che quella si sposterà, dite al microfono che funziona e lui funzionerà. Allora, voglio dire, non cambia nulla. Secondo me, sarà ciò che a un certo punto dirà la Chiesa. Perché siccome non possono più andare avanti tanti anni, perché queste cose qui stanno ormai circolando troppo. E secondo me non possono neanche farsi superare, no? da delle nullità come me. Nel senso che se sono poi loro a dire delle cose, allora possono mantenere una certa credibilità, anche se può apparire insensato, ma in realtà se sono loro a dire: cari fedeli, non eravate pronti, adesso vi diciamo che tra noi e Dio c'è un gradino intermedio, Dio continua a esistere, Dio continua a essere il creatore del cielo e della terra, noi continuiamo a essere i suoi intermediari, ma nel racconto Dio, nel suo disegno provvidenziale, ha previsto l'arrivo sulla terra di altri suoi figli. Allora, se sono loro a dirlo, diciamo che su 1.200.000.000 di fedeli, 700.000.000, diciamo, li tengono. Se si fanno superare in modo ufficiale da altri, allora veramente tutta la gente dice: ci avete solo sempre raccontato delle balle, la verità ce la stanno dicendo altri. Quindi io penso che, non so quando, ovviamente, ma una cosa del genere prima o poi arriverà. Citavo prima quel teologo cattolico all'inizio, Armin Kreiner, il quale scrive, che la questione degli alieni per la Chiesa è ormai ineludibile. Non possono più fare finta, non possono più dire non parliamone. Lui, teologo cattolico che insegna, quindi abilitato all'insegnamento in una facoltà cattolica, dice: perché la presenza di un solo alieno mette in discussione tutto. Dice soprattutto: mette in discussione la cristologia. Perché allora la domanda è: se esistono degli esseri viventi da un'altra parte, quelli lì hanno compiuto il peccato originale? Cristo, cioè il figlio di Dio, è andato a farsi ammazzare anche lì? Oppure, se lo compiranno tra 10.000 anni, lui andrà a incarnarsi a farsi ammazzare anche là? Tutte domande legittime, non sono mica stupidaggini. E oltretutto lui dice che siccome la visione cristologica è stata elaborata in un momento in cui si pensava che la Terra fosse il centro dell'universo e l'uomo fosse l'unica creatura voluta da Dio e degna di Dio, allora ci si deve chiedere, appunto, se così non è, come si comporta Dio con tutti gli altri? Citavo prima padre Funes, il direttore della Specola Vaticana, il quale diceva appunto che l'alieno è mio fratello, e in un'analisi dice anche: chissà, magari loro possono non aver compiuto nessun peccato originale e non avere mai avuto bisogno dell'intervento di Cristo, quindi essere meglio di noi, teoricamente. Lui, sempre Armin Kreiner, appunto dice che in realtà, siccome la cristologia afferma che l'atto di Cristo è unico nella storia, cioè non ripetibile e universale, lui dice: se esistono degli alieni, vale anche per loro? Vale anche per eventuale un altro peccato originale, appunto, che compiranno tra non sappiamo quanto? Vale per sempre? Sono tutte domande che lui dice non possiamo più fare a meno di porci. Oltretutto dice un'altra cosa molto interessante. Prima vi citavo il discorso delle testimonianze di Cristo. Lui dice: per quanto riguarda Gesù Cristo, noi possiamo fare una sola cosa: decidere di credere o no a quei testimoni, perché non possiamo farci niente, non li possiamo più sentire. Invece, per quanto riguarda gli alieni, dice, eventuali testimoni li abbiamo qui. Cioè, li possiamo sentire, verificare le prove. Su Cristo non possiamo più verificare nulla. Invece, per quanto riguarda eventuali alieni, possiamo avere tutto sotto controllo, ricordando ciò che dicevo prima, che lui scrive
che se degli alieni non dobbiamo parlare perché non li abbiamo sul tavolo come oggetto di studio, lui dice smettiamo pure di parlare di Dio, perché non ce l'abbiamo sul tavolo come oggetto di studio. Prego, c'era l'altra domanda là. Quando attaccavano praticamente erano convinti di vincere perché venivano seguiti da oggetti che erano con i loro scudi rovesciati, cioè i clipei ardentes, cioè gli scudi brucianti. Quindi comunque questo è qualcuno che li accompagnava in battaglia, cioè, e staccati da terra. Sì, cioè anche nella storia romana c'è il riferimento agli oggetti volanti. Siamo qui, possiamo parlare, ma siamo qui, magari possiamo mica offenderli, no? Magari sono qui che sentono. No, perché se siamo arrivati lì e l'abbiamo mandato io, i nostri erano meglio. I nostri sono sempre... Prego. Sì. Sì. E chiedeva l'amico del libro delle guerre di... Scusate un attimo. Perché domani devo fare una conferenza latina, arrivo senza voce. Che sono un rettiliano, no? No. In realtà mi copro perché tra un attimo avreste visto le squame che si stanno. Stavamo dicendo? Allora, dicevo prima che in uno di quei libri... che nella Bibbia sono citati 11 libri che nel frattempo sono scomparsi. Uno di questi libri si chiama il libro delle guerre di si chiamava il libro delle guerre di Yahweh ed è citato nel libro dei numeri. Probabilmente è uno dei libri scomparsi proprio perché erano forse troppo espliciti. Per esempio ci sono tre passi nella Bibbia dove si dice che Yahweh manda insomma il suo popolo a combattere. In alcune di queste occasioni loro sono un po' preoccupati perché hanno il timore di essere sopraffatti, come succedeva, e allora lui gli dice, vediamo se lo trovo, dovrei averlo. Vabbè, niente, comunque, non è... Allora lui dice non preoccupatevi perché quelli che non riuscirete a prendere voi ci penso io e manderò contro di loro anche, la traduzione dice, i calabroni. In realtà il termine ebraico è un termine singolare ed è zirah, che non è che voglia dire calabroni o vespe, come viene tradotto, ma quel termine le indica qualcosa che colpisce la pelle, produce delle ferite sulla pelle, e quindi viene tradotto appunto con calabroni o vespe, proprio perché le calabroni o vespe pungono e quindi producono. Però è un termine singolare. E tra l'altro sarebbe curioso pensare che non manda dei calabroni e questi vanno a colpire selettivamente soltanto i nemici, no? Perché se vengono ovviamente diffusi dei calabroni su un terreno di battaglia, ovviamente questi pungono dove capita. E quindi lì si parla di un qualcosa, i dizionari dicono che significa un qualcosa che produce gravi danni fino alla prostrazione. Cioè quindi...